Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Sant'Antonio di Isola Capo Rizzuto. Un buon pomeriggio da Gianni Marciano, Mimmo, Diano. E oggi si disputa la 19ª giornata quarta di ritorno del massimo campionato abruzzese 2018-2019 fra le due squadre, la squadra locale, l'Isola Capo Rizzuto e il Gallico Cadona 2018. Gara diretta dal signor Lenti di Paola. I due assistenti di linea sono il primo collaboratore Iorgi e Nicolosi di Vibo Valentia. Partiti. Ecco Catania per il numero 8, l'Orecchio manda in avanti. Ecco il numero 7 del Gallico Cadona, Tamiro, che conquista palla. Ecco primo attacco del Gallico Cadona, ma si perde fra le braccia del portiere Lamberti. Ecco il portiere Lamberti che si è appresa a battere, esce fuori dall'area, sbaglia, ma per fortuna riprende un giocatore dell'Isola Capo Rizzuto che riparte. Ecco Catania che viene anticipato dal difensore Sacco. Ecco un cross in aria per il Gallico Cadona, c'è un batte e ribatte dentro, tiro di Blaistein, ma la palla viene murata, quindi c'è stata una mischia nell'area di rigore dell'Isola Capo Rizzuto. Ecco il Gallico Cadona che sta attaccando, battaglia, un fallo di mano, c'è stato un fallo di mano, ma l'arbitro non è questo avviso, quindi in area di rigore un fallo di mano, ma si vede che il braccio era attaccato al corpo, quindi l'arbitro era molto vicino e non ha concesso il calcio di rigore. Inizia primo tiro in porta della partita ed è stato del numero 11 Marco Sorgiovanni del Gallico Cadona, si è appresa a batterlo con Roberto Fulco indietro per Peppe. Si mangia il gol fatto Tamiro, che davanti al portiere non trova la porta. Ecco il Gallico Cadona che conquista palla. Roberto Fulco per Manuel Monocchio, tiro di Manuel Monocchio, la palla alta, molto alta sulla traversa. Sor Giovanni, Canfri, l'Orecchio, Catania cava e Marco Sor Giovanni. Partita adesso. I centrocampisti dell'Isola. Ecco un tiro di l'Orecchio che colpisce male, per fortuna del Gallico Cadona. Quindi è l'Orecchio che crossa in aria, si salva Roberto Fulco che come ha potuto ha toccato, e l'Orecchio lancio lungo per colpisce il palo, se andiamo a rete Catania, colpo di testa, colpisce il palo, quindi ecco all'improvviso parte cross in aria, colpo di testa di l'Orecchio, il pallone quindi al posto di colpirlo con la testa, colpito con la mano, quindi Lenti e comanda un calcio di punizione, calcio di rigore, è stato spinto in area di rigore. Poteva, ecco Catania, tiro rete, libera battaglia con un tiro di Comito, Martino lancia lungo, battaglia cerca di fermare. Un'altra palla gol, questa volta velo di Catania per Marco Sorgiovanni. In questi minuti, perché non riesce col vento sfavorevole. Ecco, tira
si avrà anche due prese, un tiro, quindi sulla palla si avventa Roberto Fulco. Ecco, finisce qui la gara dal Sant'Antonio di Isola Capo Rizzuto. Ricordiamo, l'Isola Capo Rizzuto ha battuto il Gallico Catona per una rete a zero grazie al rigore messo a segno da Catania al 23esimo minuto del secondo tempo. Calcio di rigore assegnato dall'arbitro Lenti di Paola. Risultato finale qui da Sant'Antonio di Isola Capo Rizzuto per la 19esima giornata, quarta di ritorno del campionato di eccellenza calabrese 2019-2019, girone unico. L'Isola Capo Rizzuto batte per una rete a zero il Gallico Catona e si aggiudica la posta in palio, questi tre punti. Gara diretta dal signor Lenti di Paola, i due assistenti di linea, ricordiamo, Giorgi e Nicolosi di Vibo Valentia.